Oggi vi avevo promesso un allenamento glutei. Beh, allenamento glutei avrete. È una bella sfida e quindi ragazzi vi auguro un super allenamento. Vi ho preparato un allenamento che dura esattamente 15 minuti e tutto concentrato sui glutei. Bene, io dopo mi vado a fare una bella corsa. È una corsa corta, quindi oggi riesco a farlo questo esercizio, questo allenamento. È una corsa che mi serve per aumentare un po' 2 max, poi ve lo spiego in un video che cos'è. Però ho detto, cavolo, un esercizio gluteo prima di andare a correre, ci sta, Ci sta perché poi cosa succede? Succede che se io mi alleno e poi ci vado a fare il cardio, si crea quel piccolo dimagrimento localizzato proprio in quella zona. E il dimagrimento localizzato in realtà non è che sia proprio una cosa scientifica, diciamo, però una piccola percentuale si crea. E quindi oggi andiamo a lavorare i glutei e andiamo a fare un gluteo super solido. Allora, saranno 5 secondi, 50 secondi di esercizio e 20 secondi di riposo. Allora iniziamo intanto con lo squat accosciato. Quindi, facciamo partire il timer. Oggi abbiamo l'elefante che ci tiene il timer col computer. Allora, di là sentiva caldo, quindi è dovuto venire di qua con l'aria condizionata. Partiamo con 50 secondi di squat accosciato. E via! Giù fino in fondo. Già mi fanno male le gambe, perché le ho allenate anche ieri. Bene, dai! Ok, giù fino in fondo, teniamo le punte un po' aperte. Questo è un rapido assaggio di glutei e cosce. Bene, bene, però può essere fatto quando si ha fretta, può essere fatto quando non si ha tempo. Alzi la mano chi oggi ha il tempo di allenarsi. Beh, gli allenamenti online servono proprio per questo motivo, per risparmiare tempo ed ottenere il doppio dei risultati. Ancora 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, 20 secondi di recupero. È un allenamento medio, non è difficilissimo, quindi riusciamo a farlo tutti. Ancora 12 secondi, poi partiamo con 50 secondi di ponte con la gamba destra su. Quindi mezzo ponte, 3, 2, 1, vai, su. E qui lavoriamo i femorali. Questo muscolo alza le chiappe, forza, vai così, ognuno al suo ritmo, volendo potete anche tenere la coscia con entrambe le mani, si fa un pelo più fatica perché tutto il peso si sposta, però io sinceramente mi trovo meglio così, per una questione di equilibrio. 20 secondi ragazzi, 18, e anche così, fidatevi, che divertente, ancora, 10, usciamo da qua che abbiamo il sedere alto fino alle spalle, 2, 1, stop, 20 secondi di recupero, adesso gamba sinistra su, come state? È quasi finita l'estate, ma in realtà hanno promesso un settembre ancora più caldo, quindi approfittiamo, via, si riparte all'uno, vai via, forza, forza, dai così, gambe snelle e toniche, il grasso non ti torna se ti alleni con io sono in forma, bello lo slogan, ancora, vai, 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 e la dieta come sta andando ragazzi? Dai, col caldo è un po' più facile mantenerla, ma in agosto è un mese abbastanza complicato e difficile. Via, 17 secondi, ancora, 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 12, 11, 10, vi piacciono i podcast che sto facendo su Spotify? Oggi mi è arrivato un super microfono nuovo, non vedevo l'ora, così verranno bellissimi. 2, 1, stop. Recupero adesso a fondi alternati.
Questo è facile. Pronti? 5, prima la destra, poi la sinistra. 3, 2, 1, via. Destra, sinistra, schiena dritta, schiena dritta, sguardo fiero, sorriso sulle labbra, sempre. Ancora 38 secondi. Porta, ognuno al suo ritmo. Se riuscite, aumentate. Se non riuscite, rallentate. Ma se riuscite, niente, oggi sono carico così. Quindi ragazzi, non me ne vogliate, ma non so perché, sono sempre carico. Anzi sì, lo so perché. Dai, 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 dai. Ancora, ancora. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, ok. Squat, oh, bello questo. È un pelo più difficile. Che non riesce a fare il squat, jump squat normale. Questo è uno squat a 180 gradi. Quindi da qui, 3, 2, 1, giù in squat. Giù in squat, giù in squat, mi dispiace se vi do le spalle, ma questo è l'esercizio. Giù in squat, squat, magari adesso giriamo dall'altra parte. Forza! Quanto manca? 28 secondi. Ogni tanto fate in giro l'altra parte, eh? 20, che non riesce a fare il classico jump squat, questo, ok? Sempre al proprio ritmo. 10, 9, 8, 4, 3, forza, 1, stop. 20 secondi. Bene. Oh, bello. Affondi incrociati. Dobbiamo fare alternati. Quindi da qui vado indietro con una gamba e poi con l'altra. 2, 1, via. Incrocio, torno. Il piede avanti è fermo, eh. Qui lavoro interno ed esterno coscia. Dopo gli facciamo fare anche l'elefante. Sì. C'è mio figlio con quell'elefante. I bimbi normali gli fanno le coccole, lui dai pugni, si allena. Bene, verrà su con uno spirito molto tranquillo. Come il babbo, no? Ancora, ancora. 14, ancora 10, 10 secondi già. 6, 5, 4, 3, 2. Ok, stop, 20 secondi. Stacchi da terra. Questi sono non difficili, ma se non hai l'equilibrio è un casino. Vediamo se sono io. Con una gamba, un piede a terra. 2, 1. Schiena più dritta che puoi. Oh, e vengo su. Schiena più dritta che puoi e vieni su. Se non riesci a stare in equilibrio, ti appoggi magari da qualche parte, schiena più dritta che puoi e vieni su. Questo è tanto che non vi faccio, essenzialmente il mio equilibrio non è ai massimi livelli. Vediamo chi è più bravo di me. Il trucco è fissare sempre lo stesso punto. Bene, la gamba leggermente piegata. Oh, 10 secondi, intanto sbando, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, 20 secondi recupero, l'altra, vediamo se con la sinistra sono più bravo, io vedi, pronti, via, stacco a terra, 5, 4, 3, 2, via, giù, oh, e vengo su, oh. Chi non riesce, come me,
magari con una sedia vicino, senza spingersi chiaramente, ma solo per tenere l'equilibrio. Vediamo, senza. Oh, chiaro che senza lavoro meglio, perché? Perché aumento la propriocezione del corpo, cioè il mio equilibrio, il mio sentire il corpo, che in questo momento io non ho. Ancora 20 secondi. Vai. Dai, che sta arrivando l'equilibrio. Lo sento. È proprio dietro l'angolo. Oh, era dietro l'angolo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, stop. Oh, ho fatto più fatica a fare questo che tutti gli altri. Ok, però lo sento qua dietro. E allena la femorale, femorale alza la chiappa. Ok, squat, questa volta a 90. 5, jump squat, 90 gradi mi giro. 3, una volta a destra, una volta a sinistra, una volta in centro. Giù, via. Destra, centro, sinistra, centro, destra. Chiaramente, se non riuscite a fare il jump squat, fate un squat normale, senza il salto. Magari girate, però non fate il salto. Vai. Finito questo allenamento, avrete il sedere alle stelle. Potete andare al mare col costume sottile e fantile. Ancora 10, 9, 8, 4, 3, 2, ok. Cos'ho? L'ultimo? No, ancora due ragazzi. Recupero. Bene, seguite anche YouTube ragazzi. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al gruppo privato Facebook. Io sono in forma. Pronti? 50 secondi laterali alternati, quindi destra, questo lavoro interno, sternocoscia. Bene, non so voi, ma io sto sudando come un cinghiale. L'aria condizionata non condiziona. Ancora, forte, 20 secondi. Vai, giù. Giù. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, stop. E l'ultimo ragazzi. Come state? Mezzo ponte. Quindi mi sdraio. Mani lunghi fianchi. Faccio mezzo ponte normale, ma quando vengo su apro le ginocchia, quando vado giù le chiudo. Quindi da qui, questo, apro, tengo stretto un secondo, chiudo. Apro le ginocchia, tengo stretto un secondo, chiudo. Se avete un elastico, lo mettete sopra le ginocchia, lavoro ancora di più. Ancora, però già così è tanto. Quindi non c'è bisogno di nessuna attrezzatura. Quando sai gli esercizi che devi fare per arrivare al tuo obiettivo e sai come funziona il corpo, è molto facile fare gli allenamenti giusti. È per questo che le persone che alleno online si stanno trovando bene e hanno un sacco di risultati. Perché uno, ti porta via poco tempo. Due, stra efficace. Tre, lo fai dove ti pare. Ancora, 5, 4, 3, 2, stop! Ora ragazzi, è il momento di andare al mare, a correre. Bravi ragazzi! Via! Spero vi sia piaciuto! Ci vediamo alla prossima!